Salve ragazzi, qui è Delta 28. Intanto che sto in addestramento questo qui, che comunque ci serve. Il prossimo che addestreremo sarà proprio o un Viper o comunque uno di loro, insomma, perché sono ancora indeciso. Anche se, come state notando, per il momento di feriti stiamo tranquilli per il momento, per il momento. Per quanto riguarda, vediamo un po' di ricerche, cosa potremmo fare dopo che questo sta per finire praticamente. Questa è una cosa molto interessante. Manca veramente 2 giorni e ci servono. Allora, poi che cosa? Esplosione da. No, equipaggiamento tattico da irruzione. Nuovo oggetto, benda medica. Nuovo oggetto dell'anima. Scanner olografico. Buono. Informazioni e analizzazione dei bersagli. Che cos'è questo invece? Un nuovo oggetto siero vendrini, tessuto interno, buono tessuto rigenerante. Wow, rigenerativo! E questo qua, wow, questo a sto punto, equipaggiamento velenoso della. Allora, io consiglierei fare questo, rigenerante, ragazzi, quindi ogni turno interessante davvero. Sì, assolutamente, è uno degli equipaggiamenti che metterò a sto punto. Quindi alternerò per alcuni soldati, magari per forze speciali, quelli là pesanti come lui. Con i tank metto la qualità superiore, però equipaggiamento della Fenice Grigia non mi dispiace, che magari mettendolo in equipaggiamento posso avere la cura. E questa è una cosa molto interessante. Vabbè, poi c'è il kit medico migliorato che presumo che aumenta l'efficacia. Nanomedic, vedete, infatti li farà evolvere, insomma, ok. Fucili a pompa potenziale, quindi facciamo sempre sull'equipaggiamento, quindi mo questa è la corazza, poi faremo l'equipaggiamento fenice, che ci serve, e poi facciamo un po' di kit. Sì, perché avendo un buon supporto di curativo, di resistenza, ci aiuta. Certo, è vero, gli armamenti li stiamo un po' mandando a cagare, lo confesso. Ma vi assicuro che forse è la cosa migliore in questo caso, perché stiamo iniziando ad avere troppa gente. Oddio, dobbiamo fare la missione principale. Oh mio Dio! Allora, qui non l'ho ancora messo nessuno, infatti, sai che sono cretino? Mo metto lui. Lei, scusatemi. Riduce l'anarchia cittadina di 3, quindi ci conviene. Bene. È ora di andare a fare la mission e ci tocca fare questo. Assolutamente. Allora, vediamo un po'. I residenti in questo quartiere hanno segnalato dei picchi di energia. I lavori pubblici hanno ridotto. Vabbè, scoprite cosa sta tramando e fermatela. Ok, vabbè. Abbiamo 3 run, quindi cerchiamo di fare un ottimo lavoro perché stiamo andando bene, tra virgolette la parola bene. Dovrei continuare l'equipaggiamento, ma non vi preoccupate che se inizio a mettere un equipaggiamento di corazza e cose varie, qua è di ricerca, perché ora rinforzeremo pure la ricerca della corazza, ovvero tra 2 giorni siamo a posto. Speriamo in bene che vada tutto bene, ok? Perché io sto anche facendo vedere che cosa voglio equipaggiare e come voglio gestire. Perché io voglio fare molto sulla difensiva. Perché l'attacco, avete visto quanti nemici stiamo avendo? E soprattutto molti fanno danni esagerati. Quindi ci conviene avere una buona difesa e anche la cura di turno. Perché se il medico in questo caso, come vedete, è ferita e non la possiamo manco La usare. società di facciata ha comprato questi appartamenti e ha cacciato gli alieni che ci vivevano. Poi la progenie ci si è trasferita. Sospettiamo che abbia creato una cyber farm per potenziare il suo codex. Una zona con scarso traffico e con una bassa presenza della centrale critica. Mossa intelligente. Ok, comunque va benissimo. Oddio, vediamo un po'. Punto di finestra secondaria. Ah, ecco la finestra secondaria. Cosa stavano cucinando? No, non lo voglio sapere. Poi qua c'è un'altra finestra. Ah, qua è da arrampicata. Ok. Allora, vediamo un po' la situation. I colpi a segno sui nemici durante l'infine stordimento. Secondo me qui
C'è sta il Viper, perfetto. Qua tutte le unità che entrano da qui ottengono 25 di difesa e secondo me meglio lei, assolutamente. E poi qui abbiamo il sectoide e lei. L'unica unità che passa per l'ultima, l'ingresso viene immobilizzata per un... È meglio così a sto punto, perfetto. LOL, l'abbiamo fregati proprio ai lati. Lo schiavo l'abbiamo fottuta alla grande. Schiavo anche lui. Oh, quanti schiavi, raga. Allora, loro sono fregati perché dall'altra parte sono arrivati gli altri. Quindi io consiglio far fuori. Sto pensando quella. Perché io faccio critico con lui. Vabbè, facciamo a lui. Mizzica, che critico. Bellissima. Bellissimo. E ovviamente è andata molto bene, l'abbiamo leggermente circondati. È menato pure. In tutto ciò ne sono rimasti solo in due, di cui uno mi ha fatto pure un danno, quindi levati. Vai, vai e dormi, vai e dormi. Esatto, bravo, è quello che dovevi fare. Vai e dormi. Mamma mia, mi è piaciuta sta cosa. Vai! E dormi, mi è piaciuto. Sono stupido, non l'avevo notato che mancava. Dovevo passare per di qua, vabbè. Madonna, che cosa brutta che sto vedendo, raga. Io non voglio dire nulla, ma quelle immagini sono inquietanti comunque, eh. Porca miseria. Non voglio offendere la razza dei Mutton, ma sono brutti. Sì, stavo pensando. Faccio qua. Risonante. Comunque hanno fatto queste nuove razze che alcuni, vedete, sto notando una cosa, che esteticamente, vedete la dentatura rispetto a lui, vuol dire che alcuni si sono evoluti adattati e questo è proprio il sectoide classico. Eh sì, è il sectoide classico proprio. Vabbè, vediamo se riusciamo a fargli danni. Mancato, ovviamente, no? Ovviamente. Non poteva non mancare, no? Aglio. A lui sì, però, eh. A lei, scusa. Scusami che ti ho dato del tu, del lui. Scusami, non mi picchiare! Madò! Cosa hai appena fatto? Madò, per poco non hai sfondato tutto un muro. Ma cosa siete? Dai. Tocca a te. Io voglio fare un corpo a corpo a menata, voglio vedere che succede, per curiosità, voglio vedere l'animazione della menata. Sei pungente come un aspide. Volevo dire che sei simpatica. Allora, a parte che è stata una bella spinta, poi brutta, l'ha buttata proprio male. Quindi noi dobbiamo fare tutta sta azione ogni turno. Oddio, abbiamo... però mi sembra che non ce l'abbiamo. Peccato, sarebbe stato interessante, però... Oddio, che cosa... Ma perché queste cose degli anni 70, immagini anni 70? Comunque... però che cavolo, l'ultimo che passa da questo ingresso riceve un punto azione aggiuntivo. Quindi in questo caso... L'ultimo, quindi facciamo uno e due per voi. E qui l'ultima unità che passa in questo ingresso riceve un punto azione. Ah, tutte e due, ah, quindi proprio fatto apposta. Allora, sai che faccio? Uso te e lei. Siamo pronti? È ora di fare irruzione.
Ero già in difesa in pratica, infatti. Allora. Ecco, loro sono già. Ok, quindi erano in attesa. Mizzica. Sì, sto pensando che quelli sono troppo vicini, quindi dobbiamo far fuori a questi. Quindi vado su di lui. Sì, perché sto valutando molto le percentuali, raga. E spara lui. Per forza, scusatemi, eh. Bene, bene, abbiamo fatto già qua. No! Ma no, che schivata! Bella! Meniamolo! Boom! È andata molto meglio del previsto. Meno male. Ah, perché lui giustamente non vede, lei non vede. Ah, ho capito come funziona. Allora, vediamo qua. Vado qui. Nella sua testa brilla una luce. Di che cosa stai parlando, don uomo? Ma non ci credo, vabbè. Ah, ferma il rapi. Ah, quindi lui voleva rapire lei. Ah, non l'avevo capito la prima volta. Mo' ora ho capito. Mizzica. Pff, stordito male. Che ti carichi tu, donna? Sei una nostra compagna. Cioè, boh. Una tipa di poche parole. Cioè, tra una che mena proprio a cazzotti, la devo chiamare Gaia. Mi ricordo tanto una mia amica. Allora, scherzi a parte. E qua dobbiamo entrare tutti. Oh, i nemici saranno colpiti in critici. Allora, per forza. Allora facciamo uno, due, tre. E poi quattro lei. Allora. Vediamo un po'. Per forza, spariamo a vista adesso, è inutile mettermi a vedere chi sta là, chi sta qua. Oddio, ho visto 4%, troppo poco, mo' l'ho notato. Mancato male, infatti non dovevo. Sistemiamo prima lo schiavo. Danno brutto. Non si sa mai, menalo per vendetta, brava. Allora, che cos'è che vedo che. Oh, Boni, piano. Questo spiega il picco di energia. Distruggete il server. No, ma dai, proprio là sta quel coso. Volevo vedere che cos'era. Allora, io posso fare. No, non mi conviene. Allora, sto vedendo tutte le analisi possibili per. Ma dai, non posso ammazzare a quello. Non mi conviene. Ma che poi manca questo che. Chissà, non è qui. Comunque mi conviene far fuori questo che dovrebbe essere. No, solo un secondo, scusate. Niente, quindi dobbiamo fare per forza fuori a lui. Ok, faccio fuori a lui. Bella!
Sì, perché stavo pensando come fare. Mizzica! Mo, curiamo prima a te, per forza. Mi dispiace, ma devo. Sei in debito con me. Doll. Basta che non l'abbracci, perché l'abbraccio avvolgente non sarebbe la cosa ideale, soprattutto con la potenza che ti ho dato. Mo, cerchiamo di... quello però è pericoloso. Vediamo un po'... Madonna, no. E mi tocca farlo fuori. Oh, la Paola spacca, raga, eh. È ovviamente mancato. Inizia. Allora, mettiamo questo qua. Aspettate, ma guardate che voglio fare. Uno, stordiamo, perché io devo valutare molto le situazioni. La situazione la devo valutare. Ah. L'unica cosa che qua è a rischio, quindi uno. Ottimo. Grazie. Ovvio fuga. Cioè, anzi, mi consiglio proprio di levarmi. Anzi, mi metto qua, così se colpite il dispositivo, cazzi vostri. Cosa che non avranno mai, avranno una mira micidiale che ovviamente... Mancato, meno male. Mo, questo va qua. Sì. Meno male che non c'è la scadenza del tempo. Mo posso togliere di mezzo questo imbecille. Assafa. Ma aveva un po' stancato quel tizio. Il problema è che mo mi attacca con quell'altro. Vabbè, non è un problema. Adesso, ora come ora, siamo messi strabene. LOL. No, l'ha mancato! Ci speravo tantissimo. Vabbè. La tua mente svanisce. Vediamo un po' se lo sconfigge il sectoide. Bene, l'ha buttato a terra. Ed è ora di sconfiggerlo. Bene, ottimi, ottimi. Mizzica, no, oh. Proprio abbiamo giocato discretamente bene. Menalo. Boom. No, mi conviene. No, devo trovare un'altra posizione perché qua non mi piace. Sto pensando dove mettermi, mo mi metto qua un attimo. Veloce che posso. In un posto come un altro. One shot, one kill. Quasi! Però te no, Madonna. No. Ci spero troppo. Meno male che manco, fate schifo tutti quanti. Mo vediamo se ti piglia. Vediamo come funziona. Fighissimo. Mizzica, un colpo diretto proprio. Mizzica, bellissimo. Bellissimo davvero. Mi piace. Mi piace davvero. Quando si dice quando uno ti vuole bene, no, l'amicizia soffoca, mizzica, un abbraccio proprio come quello. Te lo ricorderai per tutta la vita.
Anzi, solo quello ricorderà e ricordi, quello è il fa. Vedete, mo sta arrivando altra gente, quindi ora come ora. Speravo di farcela. Cacchierola quanta gente. Allora, Boni. Ah, aspetta, sono scemo io. Sono cretino. Per prima cosa, togliamo di mezzo quel coso. Facciamo con ordine. Non ci credo, speravo tanto che. Madonna, vabbè, possiamo farcela, zitti tutti. Prima di tutto, stordiamo questo. Consegnami la tua mente. Sì, lo so, uno diceva, ma scusami, se avevi già. Vabbè. Lo so. Ma perché fai tutti sti giri? Ma giusto per vendetta. Ora sì che sono contento. Bella, bella partita. Oh, però sta andando bene, ferito, ferito lieve, lieve, lieve. È buono. A stra buonissimo, anzi, come risultati rispetto a prima, Rispetto a prima ero inguaiato, Ora sta andando molto meglio di sta cosa. Sono soddisfatto. Bene. Ma vediamo che cosa succede adesso e poi stoppo il gameplay. Perché mi sta piacendo adesso, sta migliorando e sono pure soddisfatto della cosa. E poi sto livellando i personaggi. Grazie. Ottimo, ottimo. Parte che addestramento finito. Ottimo. Ora mi conviene un po' addestrare qualcun altro. Ma mettiamo lui e lei la voglio livellare un po'. Conviene. Possiamo! Eh sì, servono alcuni. Fuoco di copertura. A me mi interessa. Vediamo un po' versione. Un granatiere, raga. Ok, questo lo prendo perché è un pesante, sono curioso e poi non per qualcosa mi fa ricordare tanto un mio amico, Salvio, da ora in poi Salvio, ciao Salvio. Whisker, dov'è la messa? Claymore, è un po' dappertutto. Molto divertente. Ho portato del pesce al curry per la squadra. Come hai fatto a farlo entrare nel quartier generale? Tre porzioni. Sei il migliore. Sono il migliore e tra 15 minuti servirò la cena. È Salvio, cucina, è Salvio. Così a caso, è Salvio, è Salvio. Mi sei già simpatico. Oh, e guarda, sono talmente gentile che già ti prepara, ti do pure l'equipaggiamento necessario per aumento di sottomissioni. Ottimo. Ottimo, ottimo. Vediamo se con te serve qualcosa qui. Non ho niente, ti devo equipaggiare un po' bello. Però non mi rubare la ragazza, grazie. No, non è vero, va bene, vai per rimani là. Sta buona, non voglio avere un figlio rettiliano, grazie. Ecco, ah, hai visto? Che cos'è questo? Ah, bellissimo, però non mi interessa, preferisco questo. Meglio questo. Non è che non mi interessa, era pure buono, però preferisco. Vediamo qua, lei sta salendo di botto, infatti dovrei un po' interrompere. Vediamo un po' le sue due abilità. Allora, inerzia viene attivata anche dopo sottomissione e da controllo della folla.
Ecco, non attiva guardia di notte. Ok, qua invece gli attacchi in mischia ignorano l'armatura. Questa cosa è strafiga. Ok, perché lei io la uso molto a corpo a corpo, quindi a posto. Benissimo. Ragazzi, sta andando tutto bene per il momento e sto stracontento. Va bene? Ottimo. Agente, eh sì, per il momento, ragazzi, non è che posso. Non posso equipaggiare. Ottimo, ma per il momento potremmo fare questa, anarchia di nuovo. Anarchia, ma no, questa è la missione che non ho potuto fare. Allora, per prima cosa volevo potenziare di grado a questo. Così i soldi iniziamo a. Vedete, vedete, ragazzi, cosa stiamo avendo i big money proprio. Oh, che bello. E possiamo finalmente metterci a prendere un po' di armature per tutti. Prima di tutto, questo. Seconda cosa, dobbiamo migliorare equipaggiamento un po' a tutti. Cos'è questo? Tedesca automatica. Ok. No, mi interessa. Mi interessa avere qualche cosa come chip per sicurezza. Vedete che sto facendo? Mi serve assolutamente. Ora, mo andiamo un attimo in armeria, vedete che sto facendo? Allora, mi sto divertendo un attimo. Ah, per prima cosa, a te va bene così. Oh, che bello, così ho due possibilità con te. Bene, aumentiamo giustamente il coso dell'arma. A te ti do l'equipaggiamento per potenziamento. Kit, assolutamente. Ok. Te sei già messo bene? Beh, no, devi ancora. Vabbè, già sto iniziando a. Vedete, se io metto l'equipaggiamento per tutti, vedete che inizio a far notare che sto mettendo cose. Qua ancora manca qualcosina, però sto iniziando a dargli degli equipaggiamenti a tutti, vedete? E anche qua devo ancora mettere, vedete, alcuni proprio guanti, ad esempio, ancora niente. Lui invece, il fucile a pompa gli devo dare qualcosa. Però ha il medikit e tanta roba. Dovrei in teoria dare anche a loro qualcosa, sì. Ah, posso dargli il fucile a pompa, uno dei due, vabbè, non mi interessa. Perché equipaggiare anche a loro non sarebbe malvagio. Vabbè. Bene, raga. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo.